Facoltà. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il 27 maggio scorso, in seguito all'incontro convocato dal Ministro Zanonato con la famiglia Riva e il Presidente Vendola, affermammo con forza la necessità che quell'incontro determinasse un punto di svolta nella questione Ilva. Una vicenda la definimmo caratterizzata da decenni di errori, assenze e dimenticanze che hanno finito per incancrenire la lealtà tarantina in una contrapposizione drammatica tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Auspicavamo in quella sede che ben oltre l'azione responsabile e obbligata della magistratura, la politica, le istituzioni avvertissero l'obbligo, il diritto e il dovere insieme di recuperare un ruolo e un'autorevolezza insindacabili, anche al fine di recuperare gravi ritardi accumulati in troppi anni. Gravi, colpevoli ritardi, eravamo ben consapevoli che il governo Letta avesse dinanzi a sé una sfida ardua, ma non impossibile, salvaguardare quelle migliaia e migliaia di posti di lavoro che rendono l'Ilva di Taranto uno snodo cruciale negli assetti industriali del nostro Paese. Scongiurare il blocco della produzione, coniugare senza indugi tutela della salute e tutela dell'ambiente con la salvaguardia occupazionale e dell'impresa. Come ci dice l'Europa e persino il memorandum del Piano Europeo per la Siderurgia, produrre salvaguardando la salute non solo si può, ma addirittura può determinare un vantaggio competitivo. Mi preme ricordare tutto questo perché il decreto legge 61 non solo modifica finalmente e sostanzialmente la visione e l'approccio sulle questioni in oggetto, ma definisce quello che è doveroso e legittimo richiedere a un paese moderno e a un governo e un Parlamento consapevoli del proprio compito e fortemente orientati a non abdicare dinanzi alla complessità delle questioni. Scusi, onorevole Bellanova, colleghi, gentilmente possiamo abbassare la voce, grazie. Questo testo, arricchito peraltro dalle proposte elaborate, dal prezioso lavoro delle commissioni, che introducono, come dirò appresso, modifiche sostanziali proprio rispetto al ruolo della proprietà. Scusi, onorevole Bellanova, si fermi, onorevole Bellanova. Si fermi, grazie. Colleghi, sta parlando, quando ha parlato il vostro rappresentante, nessuno l'ha disturbato. Adesso lasciamo che parli per fuori il rappresentante. Per favore. Vogliamo concludere il dibattito, grazie. Prego, onorevole Bellanova. Dimostrano che quella sfida che tutti noi avevamo davanti può essere affrontata con un altissimo senso di responsabilità e con una salvaguardia dell'interesse di tutte le questioni in gioco. Questione industriale, questione occupazionale, questione ambientale, tutela della salute, futuro di una città. Un lavoro, quello svolto nelle commissioni, che merita d'essere seppur brevemente richiamato, poiché ha introdotto correttivi di non poco conto, a partire dall'accento posto sulla questione dei controlli ISPRA, dove si è lavorato per rinforzare il ruolo degli ispettori con adeguate tutele. Meritevole è anche il lavoro svolto per liberare risorse utili per le bonifiche ambientali dal patto di stabilità, così come per assolvere una maggiore trasparenza per assicurare una maggiore trasparenza nell'informazione. In quest'Aula la vicenda dell'Ilva è stata sviscerata abbondantemente perché sia necessario ritornarci. Nel corso degli interventi il carattere fortemente innovativo del decreto è stato adeguatamente sottolineato, a partire dall'assunzione da parte del commissariamento della completa responsabilità dell'intero governo e del processo produttivo e del rispetto delle norme, assumendo appieno la portata dei processi. A tal fine vale la pena ricordare che per la prima volta il commissariamento è stato decretato non solo per motivi economici, ma anche e soprattutto per le motivazioni ambientali che sono emerse, ed è la controprova che la figura del subcommissario con un profilo specifico è unanimemente riconosciuto. Come è stato sottolineato dai numerosi interventi dei colleghi,
imponendo il rigoroso rispetto dell'articolo 81 della Costituzione circa il pareggio di bilancio dello Stato e prescindendo dagli oneri del decreto, saranno tutti a carico dell'azienda. Il decreto sancisce al contempo un dato di elementare giustizia. I cittadini e con essi il bilancio dello Stato non devono farsi carico di responsabilità economiche che sono in capo eminentemente agli imprenditori. Ed è proprio questo l'elemento su cui intendo fermare l'attenzione, sottolineando la natura strategica e politica di un decreto che inaugura una posizione del governo e di noi tutti non solo ed esclusivamente in relazione all'Ilva di Taranto, ma estensivamente a tutti quegli insediamenti industriali di interesse strategico nazionale, con non meno di 1000 dipendenti in crisi, consentendo alle condizioni che vengono indicate la prosecuzione dell'attività produttiva negli stabilimenti e sancendo l'obbligo di una coerenza e salvaguardia continuamente verificabile tra dettato della esigenza produttiva, necessità di impresa, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, tutela della salute. Una indicazione chiarissima a cui nessuno di noi e il mondo dell'impresa nazionale nel suo complesso può sottrarsi. La premessa dell'estensore in questo senso è inequivoca: adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente e la qualità della vita nei contesti nei quali si sviluppa l'attività produttiva di imprese definite strategiche, nella piena consapevolezza che un'interruzione della produzione potrebbe arrecare gravi danni all'economia nazionale, oltre che all'ambiente e alla salute degli abitanti e delle comunità circostanti. L'inaugurarsi di un'alleanza tra interesse nazionale, economia di impresa, tutela dell'ambiente, salute dei lavoratori e delle popolazioni segna un punto di non ritorno, permettendo a quella città di essere meno sola nel denunciare un aumento spropositato di gravissime patologie e quei lavoratori di essere meno soli nell'affrontare le questioni dirimenti della sicurezza della fabbrica e della tutela del lavoro. Ambiente, salute, lavoratori sono restituiti alla loro evidente centralità. È bene ricordarlo, l'Ilva di Taranto ancora significa, seppure all'interno della crisi che l'economia italiana ed europea vivono, una capacità occupazionale di circa 12.000 unità, che con l'indotto divengono 20.000, ovvero il 75% del PIL della provincia di Taranto, il 10% del PIL della Puglia e il 76% dell'attività portuale, questione portuale legata a doppissimo filo al presente e al futuro di quello che è comunque la più grande acciaieria d'Europa. Mi avvio a concludere, nemmeno per un attimo questo Paese e Taranto possono immaginare che questa realtà così strategica possa essere dismessa o svenduta, lasciando in balia di competitor agguerriti. Non possiamo farci intenerire, irretire da sirene postmoderniste di non meglio identificate nebulose di alternative occupazionali. Non mentre dagli Stati Uniti del Presidente Obama, dalla Francia del Presidente Hollande, dalla Germania di Angela Merkel, volendo restare all'Europa, emerge un'indicazione chiarissima: tornare a produrre, tornare a investire nell'industria. Non a caso, lo stesso estensore del decreto lo evidenzia quando scrive: lo stabilimento di Taranto è caratterizzato da alcuni vantaggi competitivi che lo rendono unico a livello nazionale e comparabile con gli stabilimenti più efficienti d'Europa. La situazione deve essere affrontata nella piena consapevolezza di quello che l'azienda rappresenta per l'economia del territorio e per l'intera industria nazionale. La durata del commissariamento, la prosecuzione dell'attività industriale individuati come condizione preliminare e necessaria per assicurare l'effettiva realizzazione degli investimenti occorrenti per il risanamento ambientale dello stabilimento, la sospensione dei poteri degli organi societari e la nomina di una struttura commissariale che racchiude in sé i poteri e le competenze necessarie e richiede costantemente di far convergere le risorse disponibili prioritariamente verso gli interventi di risanamento ambientale, garantendo contemporaneamente una corretta continuazione dell'attività produttiva. Non fanno venir meno la responsabilità dell'impresa,
che nella persona del titolare dovrà essere informata dalla struttura commissariale sull'andamento della gestione. Ne sfugge l'emendamento del comma 6 dell'articolo 1, quando richiama l'obbligo del commissario straordinario di comunicare il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, al fine della valutazione e acquisizione di eventuali osservazioni che dovessero giungere al termine di 10 giorni. Un arricchimento importante del testo, perché evidenzia la responsabilità piena, anche sociale, dell'impresa e il suo coinvolgimento nei destini dell'azienda anche durante la fase di commissariamento, il che ancora una volta è una chiara indicazione da far valere erga omnes non solo nel caso dell'Ilva di Taranto. Naturalmente, se il decreto fissa un punto certo e dirimente, il lavoro davanti a noi è lungo e complesso e richiama ognuno di noi alla personale responsabilità in termini di ruolo politico che esprimiamo, anche nella evidente necessità di contemperare interesse territoriale ed interesse nazionale e in termini di vigilanza sull'applicazione delle norme. Da questo punto di vista, il comma 13 bis è chiarissimo ed è bene rimarcare che la relazione semestrale dovrà essere la spia di un'attenzione costante e di una verifica puntuale e micrometrica, tali da garantire appieno i lavoratori e le popolazioni, tali da far sentire alle popolazioni il governo e lo Stato vicino nella salvaguardia del loro diritto al lavoro e del loro diritto alla salute. È bene che sia chiaro. Non si esce da questa vicenda se non tenendo insieme diritto alla salute e diritto al lavoro. Un attimo. E allora dobbiamo essere tutti consapevoli della necessità di procedere nell'ambito degli interventi necessari, secondo il paradigma volto a conciliare la continuità della produzione con la salute e l'ambiente. Procedere attraverso la realizzazione di questi investimenti che innovino il ciclo. Un attimo solo, Presidente. Secondo le più moderne tecnologie, per troppo tempo disattese dall'azienda, nel quadro di una innovativa versione di politica industriale indispensabile per il Paese. La ringrazio, onorevole Bellanova. Purtroppo il tempo è finito. È scritta a parlare.